L'Agenzia Interregionale per il Fiume Po è una struttura operativa, ente strumentale delle quattro regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Si occupa di un reticolo idrografico costituito principalmente dal Po e dai suoi maggiori affluenti. Cosa fa? Fa sostanzialmente sicurezza idraulica e gestione di questo reticolo di fiumi. Sicurezza idraulica significa realizzazione, gestione, manutenzione, monitoraggio di un complesso molto articolato, molto ampio di opere di difesa. La situazione meteorologica sembra essere abbastanza critica perché c'è questa grossa saccatura sull'Atlantico. Ci aspettiamo quindi dei fenomeni di precipitazione molto intensi, soprattutto sulle zone settentrionali, diciamo i nord-occidentali, con quantità diciamo che potrebbero arrivare ai 170-180 mm in 24 ore. Beh, io direi che ho confrontato questi valori di pioggia che mi hai illustrato con le soglie e mi sembra che la situazione sia più critica soprattutto sui settori alpini settentrionali, in particolare Biellese e provincia di Torino, quindi su questi darei un codice di elevata criticità. Il centro funzionale è una struttura operativa che opera nell'ambito della regione per il monitoraggio e la previsione dei fenomeni naturali. È strutturato per operare 365 giorni all'anno ed è organizzato secondo dei gruppi tematici che assolvono delle particolari funzioni, dal gruppo della meteorologia, della valutazione degli effetti al suolo e del monitoraggio dei fenomeni naturali. Dal punto di vista della protezione civile, le previsioni meteorologiche rappresentano un po', diciamo, l'anello iniziale da cui parte tutta la catena che porta all'allertamento e quindi agli interventi di protezione del territorio, della popolazione e dei beni. Le previsioni meteorologiche sono quindi importanti non soltanto per scatenare, diciamo, le fasi iniziali dell'allertamento, ma sono indispensabili durante un'emergenza, durante un allertamento per la definizione degli interventi, la dislocazione dei mezzi e degli uomini. E sono anche fondamentali nella definizione della chiusura di uno stato di emergenza, perché il ritorno a condizioni ordinarie è influenzato in maniera determinante da quali saranno le previsioni meteorologiche. Le previsioni meteorologiche che vengono utilizzate per la definizione dell'allertamento sul territorio regionale vengono condivise con il Dipartimento di Protezione Civile prima di tutti e poi con altri enti che sono dedicati, diciamo, alla previsione meteorologica. Il tempo mese tra stabile e soleggiato su tutta la nostra penisola è un allontanamento della perturbazione transitata nel corso della giornata di ieri sulla parte meridionale del nostro paese. Le valutazioni degli effetti al suono sono l'attività che viene fatta dal centro funzionale per individuare i livelli di criticità sul proprio territorio. Un esempio di valutazione di effetto al suolo è per esempio la previsione di portata su una sezione di un corso d'acqua che consente di avere in anticipo una valutazione dei possibili effetti che questo fenomeno atteso potrà avere sul territorio. Le valutazioni degli effetti al suolo servono per predisporre il bollettino di allerta meteorografico. Il bollettino di allerta meteorografico rappresenta l'elemento fondamentale per l'emissione delle allerte di protezione civile. Il centro funzionale si interfaccia innanzitutto con la sala operativa regionale di protezione civile. In particolare nei fenomeni che riguardano tutto il bacino del Po è importante che il centro funzionale si interfacci anche con le altre regioni e con le strutture tecniche deputate al governo delle piene di Po.
Qui Alpo Pharma Servizio di Piena, saluto i colleghi del centro funzionale della Diarca Emilia Romagna. Nelle prossime 24 ore prevediamo situazioni di moderata criticità a Piacenza e ordinarie invece per quanto riguarda la situazione che poi evolverà in condizioni moderate sia a Piacenza che a Cremona. L'agenzia svolge un ruolo di coordinamento. Le previsioni appunto che vengono formulate qua servono per formulare uno scenario condiviso con le regioni ed avere quindi uno scenario univoco sul lungo l'asta. Con questo strumento è possibile visualizzare in tempo reale tutti i sensori del bacino. I sensori che fanno parte della rete fiduciaria padana, composta dagli strumenti di AIPO, della regione Piemonte, dell'ARPA Lombardia, dell'Emilia Romagna e del Veneto. È quindi possibile visualizzare in tempo reale quindi tutto quello che sta succedendo nel Po e nei suoi affluenti. Questo strumento invece è lo strumento di previsione. Questo raccoglie quelli che sono i dati della rete di monitoraggio, quindi i dati in tempo reale, le previsioni meteo emesse dai centri funzionali e attraverso dei modelli idrologici idraulici consente di fare la previsione lungo l'asta. Maurizio, le previsioni, come ti dicevo, non dovrebbero dare dei valori che interessano le colline chiuse. Sì, guarda, allora, in Lombardia abbiamo una situazione che per la parte occidentale è ancora abbastanza gravosa. Le colline aperte non dovrebbero ancora venire interessate, però preferiremmo cominciare a interdire ad esempio l'uso delle piste ciclabili in queste aree. Sì, buongiorno, chiamo dalla sala operativa Protezione Civile Regione Piemonte. Volevo solo sapere se avete ricevuto correttamente il bollettino d'allerta per la giornata di domani con codici di moderata ed elevata criticità. Sì, quindi tutto chiaro? Va bene, la ringrazio, salve, buona giornata. La Protezione Civile regionale, nel momento in cui esce il bollettino di allerta alle ore 13 ogni giorno, se questo presenta delle moderate o delle elevate criticità, emana l'allertamento e quindi allerta province e prefettura. Il sistema d'allertamento prevede un invio massiccio di fax con sistemi e strumenti web, per cui nel giro di un'ora e mezza è possibile che tutto il sistema istituzionale e quindi tutte le province, prefetture e comuni siano allertati in tempo per, diciamo, fronteggiare l'imminente evento. La procedura sostanzialmente prevede le aperture delle sale operative a vari livelli istituzionali, così come l'apertura dei piani comunali di protezione civile, piani di coordinamento territoriale delle province, piano regionale, per appunto verificare procedure e scenari d'evento. Il compito del Dipartimento di Protezione Civile è essenzialmente quello di indirizzo e coordinamento. Come viene attuata questa attività di indirizzo e coordinamento? La direttiva del 27 febbraio del 2004 definisce che per i bacini di livello nazionale si costituisca, in caso di previsione di evento di piena che coinvolga grosse aree del bacino idrografico, un'unità di comando e controllo. Questa unità di comando e controllo è l'autorità di protezione civile che coordina le attività degli enti locali, primi fra tutti ovviamente le regioni. Il centro regionale di coordinamento è la struttura tecnica attivata dalla Regione Piemonte all'apertura della sala operativa di protezione civile in caso di svolgimento di un evento alluvionale per la gestione delle piene nei bacini di rilevanza nazionale e interregionale. Il centro regionale di coordinamento è composto da tutte le strutture regionali competenti per la gestione dell'evento. Il compito principale del centro è quello di definire sulla base delle informazioni acquisite gli scenari di rischio e di evoluzione del fenomeno alluvionale per permettere all'unità di comando e controllo di assumere tempestivamente le azioni necessarie per il contrasto della piena e la salvaguardia della pubblica incolumità. Il ruolo delle regioni è centrale sia per l'attività di previsione
sia per le attività di contrasto e gestione degli eventi. Ovviamente per il bacino del Po diventa fondamentale l'attività di livello di polizia idraulica e di governo delle piene, che viene attuata sull'asta principale dall'Agenzia Interregionale per il Po. L'AIPO ha il compito in servizio di piena di vigilare sul comportamento ottimale delle strutture arginali di propria competenza. Fa confluire al centro regionale di coordinamento tutte le informazioni relative al controllo delle opere arginali, eventuale superamento del livello di guardia ed eventuale interessamento delle aree retrostanti acquisite dal proprio personale. L'opera idraulica che è più nota è l'arginatura, quindi la difesa dai livelli massimi di piena. E su questo c'è ancora molto da fare, ma devo dire che il magistrato per il Po prima e AIPO negli ultimi anni sono a livello nazionale le strutture che più hanno anche investito su le cosiddette casse di laminazione o aree di laminazione o casse di espansione, e cioè l'inserimento nell'ambito di un corso d'acqua di un'apposita struttura che recupera in sostanza lo spazio sottratto altrove al corso d'acqua e consente al fiume di ospitare la piena che altrimenti non sarebbe transitabile per l'alveo normale, rilasciando queste acque trattenute quando non sono più nelle condizioni di far danno. Nel caso di segnalazioni del territorio particolarmente gravose, dove ci sia la necessità di un intervento massiccio di uomini e materiali, mezzi, equipaggiamenti speciali, interviene la colonna mobile che, sulla base di accordi nazionali, ha determinate tempistiche di intervento e determinate azioni da condurre. Si occupa di interventi di pompaggio ad elevata capacità di aree allagate o di contenimento delle piene attraverso la costruzione di barriere provvisionali. Durante le emergenze, oltre ai volontari di protezione civile, operano anche altre associazioni, quali gli antincendi boschivi, che supportano l'attività durante terremoti e alluvioni. Il comune viene allertato con un fax, una mail, un messaggio vocale, un SMS. In particolare la mail è utile perché la persona a cui viene inviata, che può essere il sindaco, la può leggere anche restando nella sua abitazione e consultare il grado di allerta in atto. In caso di livello 2, convoca il responsabile della protezione civile, il coordinatore, e fa la verifica sui mezzi, fa il pieno ai serbatoi, verifica le pompe e la funzionalità delle pompe e inizia a vigilare sul territorio. All'apertura del centro operativo comunale, ovviamente la prima cosa da fare è consultare il piano di protezione civile, verificare dove sono indicati i posti dove ricoverare le persone nel caso si devono evacuare delle abitazioni, altri luoghi dove devono essere portate gli animali, perché è un paese magari di campagna, ha anche delle bestie che possono essere coinvolte nell'evento. Qui base a postazione 1 e postazione 2. Bloccate immediatamente le vie d'accesso vicino al corso d'acqua perché si prevede una piena. Allora, per un comune è molto importante il lavoro svolto dai volontari di protezione civile, perché questi conoscono il territorio, quindi sanno le parti più sensibili, più a rischio. E poi
non meno importante, conoscono le persone, quindi hanno un approccio molto amichevole con le persone. È veramente un lavoro insostituibile. Io rimarrò qui come base, sono collegato sul canale solito con le nostre radio. Trasmettetemi, ditemi tutte le anomalie che trovate o i problemi che ci sono. Potete partire, e io rimango qui, voi andate. Tre giù al fine delle argine e tre su all'inizio della strada. Dopo che il bollettino di criticità è stato inviato ai centri funzionali, noi come ufficio stampa AIPO elaboriamo un comunicato stampa da inviare agli organi di informazione e da pubblicare sul nostro sito internet. Nel comunicato cerchiamo di spiegare in modo comprensibile a tutti i livelli che il PO ha raggiunto e quelli che si prevede raggiungerà nel corso delle 24 ore successive. Per noi è importante far capire al cittadino il grado di pericolosità reale della piena in corso, quindi né minimizzare eventuali pericoli né dare l'impressione di un eccessivo allarmismo. Nel momento in cui si apre la sala operativa, un addetto stampa si insedia nella sala insieme alle altre funzioni, segue l'andamento dell'evento e costruisce il suo comunicato stampa sulla base delle informazioni che circolano nella sala e va anche ad aggiornare il sito per le informazioni da trasmettere all'esterno. Le informazioni che la Protezione Civile dà agli organi di stampa e alla cittadinanza devono prima di tutto essere validate, verificate. Oggi c'è un problema serio rispetto a quello che molto velocemente viaggia in rete, che viene trasmesso da qualsiasi cittadino e che per avere una certezza andrebbe verificato. Ai cittadini, attraverso l'informazione, si trasmette anche l'invito a comportamenti di cautela riferiti all'evento in corso. Dietro il sistema di gestione di un evento, di gestione dell'emergenza, c'è una grande professionalità, c'è una continua formazione e c'è un elemento aggiuntivo, un elemento che rappresenta davvero un valore ulteriore del sistema, la passione dei suoi operatori. Oltre alle componenti istituzionali del sistema, un ruolo fondamentale è assegnato al cittadino. Esso infatti è un primo attore nella gestione di un evento. La cultura dell'autoprotezione unita all'esercizio di buone pratiche rappresenta la prima difesa da eventi calamitosi. In caso di alluvione bisogna fare attenzione ai ponti, non transitare, non sostare sopra il ponte su un fiume in piena, poiché l'impatto dell'acqua potrebbe abbattere il ponte o trascinare via le persone se l'acqua dovesse uscire e sovrastare il ponte. Evitare di fermarsi sugli argini naturali perché con le forti correnti dell'acqua potrebbero franare e travolgere veicoli e persone in acqua. In caso di alluvione è meglio non procedere su un terreno che non si conosce perché potrebbe nascondere tombini e la corrente potrebbe trascinarvi via. Se si abita ai piani bassi o anche lavora magari in seminterrati è facile che questi piani vengano allagati. Di conseguenza, in caso di alluvione, effettivamente bisogna lasciare la propria abitazione o il proprio ufficio e salire ai piani alti, facendosi eventualmente ospitare da dei vicini di casa. Se durante una calamità i vostri familiari sono in scuole o ospedali, non preoccupatevi per loro, perché le strutture sono organizzate per gestire questi eventi. Evitare di passare nei sottopassaggi con le automobili, perché essendo al di sotto del livello stradale potrebbero allagarsi e le macchine diventare una trappola mortale. Durante un'emergenza non fate gli eroi, perché mettete a rischio la vostra vita e anche la persona che volete aiutare. Mi raccomando, fate riferimento alle organizzazioni di volontariato, perché ci sono degli operatori di protezione civile addestrati per questo.